Intanto vi ringrazio per essere qui oggi per me, insomma, qualità di rappresentante del Circolo di Fratelli d'Italia di Vitorchiano. È un grande piacere poter far conoscere le persone che sto per presentarvi il mio territorio, il territorio in cui vivo, il territorio in cui ho la mia azione, svolgo la mia azione politica. E intanto per iniziare volevo ringraziare, oltre che ai presenti, anche alle, diciamo, istituzioni che hanno partecipato, il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, il consigliere di Bernice, Sandro Cappalaggio, il presidente nazionale di Pesca Riccardo Ponzio. E quando inizia una campagna elettorale a cui tutti quanti siete abituati, diventa a volte più o meno facile riuscire a proporre e introdurre le persone che si vuole far conoscere. Nel mio caso il compito è abbastanza semplice, perché comunque sia Daniele che Valentina sono due persone di spessore e di capacità che hanno, nel caso di Daniele, già ricoperto anche il ruolo di consigliere regionale due passati fa, e Valentina invece è un'amministratrice locale nella parte sud della nostra provincia. La campagna elettorale è stata molto lunga, c'è da fare moltissimo per questa regione, il cambio di marcia è assolutamente doveroso, e io credo che sia con Daniele Sabatini che con Valentina Paterna questo cambio assolutamente avrà la sua possibilità. Quello su cui voglio far concentrare, quando parlerete sicuramente, vi confronterete come normale che sia con altre persone che si apprestano al voto, è quello del voto utile per una provincia piccola come quella di Viterbo. Non siamo una grande realtà in termini numerici e così non possiamo pesare quanto magari vorremmo in sede della regione. Tutto questo per dire che cosa? Che Fratelli d'Italia si trova, ed è l'unico partito a livello provinciale che ha la possibilità di esprimere un suo consigliere, e questa è la garanzia di rappresentatività per il territorio. Ora naturalmente tutti quanti ci auguriamo, altrimenti non saremmo qui, che sarà Rocca, ma comunque Fratelli d'Italia avrà un suo consigliere regionale, e io mi auguro e auguro sia al territorio che a loro che effettivamente questa scelta ricada su queste persone. E intanto vi introduco Daniele Sabatini e poi parlo avanti. Grazie. Grazie Alessio, grazie a tutti coloro che stasera in questa fresca campagna elettorale tra gennaio e febbraio hanno deciso di condividere del tempo insieme a noi. Mi associo a tutti i ringraziamenti istituzionali e anche degli organi di partito che sono presenti qui, anche di Azione Universitaria, di Azione Studentesca. Ringrazio Riccardo e Luca, il sindaco di Bagnoregio, il consigliere Achilli, Sandro Cappalaggio, che è un punto di riferimento vero non soltanto per le giovani leve ma anche per il territorio stesso. Credo, caro Sandro, che da fra una settimana in poi ci sarà anche altro lavoro, perché sarà stimolato anche da altri organi istituzionali che spero possano essere quelli di Fratelli d'Italia, di questa provincia. In realtà la speranza questa volta è qualcosa di abbastanza certo, perché ho visto che quando Alessio vi diceva che Fratelli d'Italia sarà l'unica lista che giustamente qualcuno vi siete guardati, no, tra voi, perché dice: com'è possibile che prima del voto sappiamo già che Fratelli d'Italia avrà i suoi eletti? Questo non è effettivamente scontato, ma ha fatto bene Alessio a metterlo in risalto, in evidenza, perché la legge elettorale particolare del Lazio, purtroppo molto squilibrata, molto impostata su quello che succede nella provincia di Roma, penalizza talvolta il nostro territorio e i territori più piccoli. In questo caso c'è un effetto particolare che non vi sto troppo a spiegare nel dettaglio, che sarebbe troppo tecnico e anche abbastanza noioso, ma con una serie di meccanismi particolari in questa provincia può eleggere il consigliere regionale soltanto la lista o le liste che superano il 19,5-20% su base regionale
e che contestualmente si attestano al di sopra del 22,5-23% su base provinciale. Ora, viene da sé che insomma i sondaggi li leggiamo un po' tutti, poi del resto abbiamo votato 4 mesi e mezzo fa, 5 mesi fa, insomma, le politiche, quindi è abbastanza intuitivo che l'unica lista che in questo momento, poi insomma al di là di sorprese, ma credo che l'unica lista che in questo momento possa permettersi di esprimere il consigliere regionale, che quindi supera questo 23%, io spero che lo superi anche abbondantemente, è proprio Fratelli d'Italia. C'è per la verità un secondo meccanismo di elezione del consigliere regionale, slegato dal primo, e che vede l'elezione del consigliere regionale della lista principale della coalizione vincente, che significa rientra nella casistica del premio di maggioranza e quindi è per questo che si prende solo la principale lista della coalizione vincente, perché è quella di maggioranza. Se pensate bene, 5 anni fa venne eletto la candidata del Movimento 5 Stelle, perché? Perché era l'unica lista che superò il 23% su questa provincia. C'erano i partiti del centrodestra più o meno appaiati tutti attorno al 17, 18, 16, erano tutti quanti equilibrati su queste percentuali e infatti non è scattato nessun consigliere di centrodestra. Ma oltre alla consigliera del 5 Stelle, scattò anche il consigliere regionale del Partito Democratico, con il premio di maggioranza, quindi non in maniera diretta, ma solo perché vinse le elezioni il centrosinistra. E quindi qual era la maggiore lista partito della coalizione di centrosinistra? Evidentemente il Partito Democratico. Oggi, se ci riflettete bene, le due condizioni sono entrambe in capo ad un'unica lista, che è Fratelli d'Italia. Ed ecco perché pensiamo che questa sia un'opportunità forse non storica, perché forse la storia appartiene ad altri eroismi e ad altri anche personaggi, ma pensiamo che sia comunque una situazione del tutto straordinaria per il nostro territorio, per il centrodestra e per Fratelli d'Italia, che ha non la remota opportunità, ma la reale possibilità di eleggere ben due consiglieri regionali. E non a caso qui avete di fronte due diapositive, diciamo, reali, di 20 di due candidati al consiglio regionale. Questo anche perché a noi piace lavorare in squadra, piace lavorare in team, piace confrontarci e piace anche supportarci, perché la campagna elettorale è particolarmente impegnativa, anche se vi dobbiamo dire, Valentina, poi non credo che mi vorrai smentire su questo, anzi confermerai tanto questo aspetto, noi stiamo girando ormai come pazzi, no, la nostra provincia, e ovunque troviamo un clima di grande affetto, ma anche di grande attenzione, rispetto ed interesse proprio nei confronti del partito di Fratelli d'Italia. Non credo che sia tanto merito nostro, no? Diciamo che noi ce lo dobbiamo ancora guadagnare un po' di stima, di fiducia, anche in base a quello che faremo dal 13-14 in poi, sempre facendo i dovuti scongiuri e restando certamente con i piedi per terra, ma probabilmente grazie principalmente al grandissimo lavoro del governo di Fratelli d'Italia, guida Giorgia Meloni, che sia per chi l'ha già sostenuta e votata, sia per chi anche il 25 di settembre ha fatto scelte diverse, oggi invece rappresenta un punto di riferimento. Un punto di riferimento di chiarezza, di coerenza rispetto a quello che si dice e a quello che si fa, e capite che già questo è un elemento di grande innovazione nella politica italiana, dove, diciamo, tra il dire e il fare c'era sempre una notevole distanza e sensibile differenza. Tutto questo ci porta però anche a noi, diciamo, in questo momento sì ad essere un po' trascinati, no? Trainati da questo grande entusiasmo, di contro ci porta anche a sentire sulle nostre spalle una responsabilità abbastanza importante. Riuscire a rappresentare adeguatamente questa lista e questo partito che gode insieme alla sua leader di grande consenso da parte dei cittadini, da parte delle imprese. Vedete, Fratelli d'Italia è un partito particolare da questo punto di vista, molto innovativo, molto più di quello che a noi sembra. Fino a poco tempo fa quasi tutti i partiti si rivolgevano a determinate categorie, classi sociali. C'era il partito che parlava soltanto, non so, al mondo della scuola, il partito che parlava al mondo delle imprese agricole, dei professionisti, piuttosto che del pubblico impiego o degli operai nelle fabbriche. Oggi il grande valore di Fratelli d'Italia è che riesce a dialogare correttamente, trasparentemente e sinceramente con tutte le categorie, ma anche tutte le età,
dai giovani ai quali si rivolge con una dialettica particolarmente dinamica anche attraverso i social, agli anziani, alle persone che hanno superato per esempio i 75 anni, in virtù, no, ovviamente, in legge di bilancio, l'aumento delle pensioni minime del 120% rispetto agli ultra 75 anni. Quindi questo ci consente, e spero che consenta anche a voi in questa ultima settimana scarsa ormai di campagna elettorale, di avere quella forza, non dico quel coraggio, ma quella forza e anche quello stimolo per poter andare a parlare con delle persone vicino di casa, il familiare, il parente, l'amico, il collega, anche che magari riteniamo che non abbia già sostenuto Fratelli d'Italia in passato, ma che con tutta probabilità, se è vero che anche alle politiche noi abbiamo raggiunto percentuali anche su Vito Piano incredibili, ogni tanto prendo in giro il nostro amico Alessandro Puntuali a parola perché si è fermata al 49,8%. Dico, Alessandro, ti sei fatto guardare dietro, per questo 0,2 è veramente imbarazzante. Però al di là delle battute è abbastanza improbabile che sia un 50% soltanto di elettori di destra o di centrodestra. Probabilmente c'è un momento, e stiamo vivendo un momento che anche per noi è un momento di analisi e di confronto, e anche un pochettino di studio, in cui non c'è più l'elettore tifoso che vota in virtù di un tifo, e non c'è più nemmeno nel centro-sinistra, e invece eravamo particolarmente bravi, no, ad essere indottrinati e andare a votare anche se i candidati locali magari alle provinciali piuttosto che alle regionali, alle politiche, non fossero proprio il massimo. Del resto le politiche hanno candidato in questo collegio la Madia, che non mi sembra proprio la massima espressione del territorio, e ci sembra che stia un po', si stia trasformando questa idea dell'elettore tifoso nell'elettore cittadino consapevole, e questo è un grande bagaglio che anche da queste politiche, speriamo anche dalle prossime regionali, possa essere un bagaglio di cittadinanza condivisa, no? Rispetto a quelli che sono alcuni valori di riferimento che per noi la Fratelli d'Italia rappresenta molto molto bene. Io non voglio dilungarmi troppo, però se è vero che c'è anche disillusione da parte di elettori che hanno votato altrove, è perché negli ultimi 10 anni evidentemente il centro-sinistra e la sinistra e il Movimento 5 Stelle, che sono insieme in questo momento, perché è vero che vanno separati alle elezioni, ma vanno separati per poi colpire insieme. Considerate che oggi 5, sempre 5 oggi, cioè è ancora 5, è ancora 5. Che è 6, oggi è 6, è 6, iniziamo a essere in difficoltà. Oggi 6 febbraio del 2023, oggi Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sinistra Estrema ancora governano insieme in questa regione, vanno separati al voto, cercano, ma non la troveranno, una rinnovata virginità politica che i cittadini non gli riconosceranno, ma ancora oggi sono in maggioranza insieme e hanno gli stessi gli assessori che lavorano insieme all'interno di questa giunta. Probabilmente se noi siamo un po' arrabbiati da una prospettiva di centrodestra per come la sinistra ha governato questa regione per 10 anni, probabilmente a sinistra l'elettore di centrosinistra e anche del PD non è solo arrabbiato, è anche molto deluso, che è un sentimento più forte dell'arrabbiatura, ed è per questo che nella coerenza di Giorgia Meloni, speriamo che nella bontà del nostro lavoro, stanno trovando, non dico un rifugio, ma una ispirazione, e speriamo anche una espressione di voto la prossima settimana, anzi domenica e lunedì prossimi. Sono stati 10 anni in cui le incomplete sono rimaste tali, so che dall'altra parte adesso ci sarà qualcuno che penserà, cioè vabbè, eccolo un altro, no? L'ennesima volta che ci dice la stessa cosa e ci dicono la stessa cosa, la Orte Civitavecchia, lo state pensando, no? Cioè, ecco un altro, il disco rotto, io lo so che l'avete pensato, quindi non negate perché lo so che l'avete pensato. Ed è vero, avete ragione, sono un disco rotto. Io ricordo la mia precedente campagna elettorale del 2013, 10 anni fa, e qui tanti di voi, tanti volti che insomma, l'hanno vissuta insieme a me se lo ricorderanno, già parlavamo della Orte Civitavecchia, sono 40 anni che ne parliamo, quindi è una storia che si ripete. Ma è vero pure che se dopo 10 anni siamo costretti a ridire le stesse cose, è perché in 10 anni che sono trascorsi nessuno ha avuto il coraggio, la forza e la volontà di completarle queste opere, e questo si deve dire. Perché
perché è la verità e perché è evidente a tutti, perché se è stato approvato finalmente lo stralcio, perché è stata anche questa un'innovazione particolare, no? Andare avanti per stralci funzionali, una cosa che nel resto del mondo e nelle altre regioni si fa normalmente, ma il Lazio non era d'accordo su questa operazione, e questo è accaduto in 3-4 mesi di governo di centrodestra, guida Fratelli d'Italia. Ricordo e saluto Mauro Rotelli, che da presidente della commissione, l'applauso per Rotelli se lo dà, però la presidente della commissione ambiente, infrastrutture e territorio, insieme alla commissaria, l'ingegner Coppa, che è la commissaria individuata dal governo per la realizzazione dell'opera, ha fatto più di quello che nei precedenti 10 anni non è stato fatto da altri. Non vado adesso nell'ambito del discorso delle contraddizioni interne al PD e tutto il resto, perché a noi oggettivamente oggi interessa poco, è storia, lo sappiamo tutti. Quello che a me dispiace, che a noi come Fratelli d'Italia dispiace tanto, anzi rammarica tantissimo, è il fatto che non solo abbiamo perso e pagato l'assenza di un'infrastruttura, anche questo è un costo per il territorio, anche questo è un costo, ma abbiamo, in termini per esempio di competitività o di sviluppo del territorio stesso, ma stiamo anche pagando, nel senso proprio di pagare, ok, non so come dire, diversamente, spendere, ok, soldi sicuramente molto superiori rispetto a quelli che avremmo potuto spendere se l'opera si fosse appaltata 6, 7, 8 anni fa. Considerate oggi, Gianfranco, le imprese, le aziende, no? Ringrazio e saluto Gianfranco Piazzolla, anche rappresentanza di Confimprese, e vi ringrazio tanto Gianfranco, perché il mondo delle realtà produttive piccole e medie di questo territorio non può non considerare, no, tutti questi aspetti. Io sono molto contento che ci sia questa attenzione e anche questa sensibilità. Oggi però fare e concludere l'ultimo stralcio, da dopo il famoso arco di Monte Romano all'aggancio, diciamo, alla SAT, diciamo all'ex Aurelia, diciamo così, oggi costa 25 milioni di euro a chilometro, ok? Che è circa il 40% in più rispetto a 2-3 anni fa e, non lo so, molto di più rispetto a 7-8 anni fa. Considerando negli ultimi anni, solo nell'ultimo anno e mezzo, l'ANAS 3 volte ha rivisto il listino, quindi, ma poi lo vediamo tutti, non è il carrello della spesa quello che è l'aumento dei costi, e non è esente chiaramente anche un'opera così strategica e così importante. Non vi parlo della sanità, perché insomma è sotto gli occhi di tutti. Quello che dico è che sicuramente su cui noi ci possiamo impegnare, e questo è facile per noi impegnarci su questo, è che da parte nostra non ci sarà sicuramente quell'atteggiamento arrogante, presuntuoso, per certi versi padronale, che c'è stato rispetto alla gestione della sanità di questa provincia. Noi non solo non lo accettiamo, ma con il sorriso sulle labbra sicuramente possiamo impegnarci a dire che saremo un'altra cosa, ok? E che riteniamo la ASL non un centro di potere finalizzato al potere, ma un'azienda pubblica regionale che dovrebbe avere a cuore esclusivamente l'interesse dei cittadini in un campo particolarmente, diciamo, delicato come quello della salute. Io non vado oltre, vi scusate anzi se sono andato, se vi ho trattenuto qualche minuto in più, ma ci tenevo a toccare alcuni temi particolari. Vi ricordo che è possibile, poi lo farà anche Valentina e Alessio stesso, è possibile esprimere fino a 2 preferenze, l'importante è che siano, come le comunali, maschietto e femminuccia, o femminuccia e maschietto, è uguale, ok? Non c'è la teoria gender in questa storia delle preferenze, quindi stiamo tranquilli. E credo sia importante non solo quindi barrare il simbolo, ma anche scrivere proprio le preferenze. Questo non soltanto per consentire a 2 di noi, 2 su 4, di essere eletti in Consiglio regionale, ma anche perché una volta che sei eletto in Consiglio regionale, e diciamo, posso dirlo avendo vissuto questo ruolo da quando ero più ragazzo sicuramente rispetto ad oggi, quando si arriva lì non è importante che tu sei arrivato primo o secondo della lista, è evidente che sei arrivato primo o secondo, se no non saresti stato eletto. Da lì comincia un'altra partita in cui il valore di ciascuno di noi, che si misura in preferenze, verrà confrontato con gli altri consiglieri regionali, che però, c'è un piccolo dettaglio non irrilevante, hanno dei collegi decisamente più grandi del nostro, Latina, Frosinone, Roma, e quindi hanno molta più possibilità di uscire dalle elezioni con
parecchie più preferenze rispetto a noi. È per questo che noi ci permettiamo, con molta serenità e tranquillità, però ci permettiamo di chiedervi proprio un impegno in questi ultimi 6 giorni, al fine proprio di parlare con le persone e non chiedere soltanto il voto a Fratelli d'Italia perché ci piace la Meloni, Guido Crosetto, Lollobrigida o tutta la schiera dei nostri ministri, ma anche proprio per dare un supporto con scrivendo il cognome Sabatini, Paterna sulla scheda, proprio per consentirci, una volta che dovessimo, facendo tutti gli scongiuri, arrivare in consiglio regionale, possiamo anche guardare i colleghi romani non dal basso verso l'alto, ma in maniera paritetica. E se proponiamo un emendamento per finanziare la Orte Civitavecchia, non ci venga risposto sì, va bene, noi pensiamo alla Roma Latina, ma ci considerino cittadini di serie A come noi vogliamo essere, vogliamo tornare a far rappresentare questa provincia all'interno della nostra regione. Vi ringrazio tanto. A Valentina, anzi, che da oggi non è più Valentina ma per voi è soltanto Paterna, perché poi tocca scriverlo Paterna. Allora, buonasera a tutti, ringrazio l'amico Alessio, mi scuso per la voce, ma come ha detto Daniele è un po' freddo in questi giorni e non faccio una lista di tutte le persone perché se Daniele è confuso tra il 6 e il 5 io probabilmente dimenticherò la metà dei nomi. Soprattutto ringrazio voi che oggi siete qui a sostenerci. Io sono molto felice di aver avuto questa opportunità. Spero che riuscirò a rappresentare il nostro bellissimo territorio, di base perché lo amo, quindi questa è la motivazione che credo che poi ci tiene qui oggi uniti. Non starò, a parte che Daniele ha detto già tantissime cose, ma non starò qui a farvi l'elenco delle cose che non vanno bene perché so che le conoscete tutti, non è a voi che dobbiamo dirle, quindi si potrebbe parlare, come diciamo, dei trasporti, della viabilità, dei rifiuti, cioè di tantissime cose, non per ultimo della sanità. Io ho questo discorso, diciamo, particolarmente a cuore, un po' perché ci lavoro, un po' perché ho vissuto delle cose in prima persona, quindi ho potuto capire bene quanto grandi siano i problemi. Si parla di prevenzione quando in realtà oggi qui è difficile anche curarsi, quindi non prevenire ma anche curare. Per fare una TAC ci sono dei tempi di attesa di circa 1 anno e mezzo, anche per una visita cardiologica c'è un anno di attesa, quindi mi sembra che già questo ci dica che la Regione Lazio è indietro anni luce, mi sembra che basti a dirci questo. Detto questo, ovviamente credo anche che bisogna comunque guardare al futuro comunque con ottimismo. Allora, io sono la candidata delle citazioni perché spesso quando incontro le persone mi vengono in mente delle citazioni. Oggi voglio condividere con voi questa. Allora, c'è una citazione che dice che le parole raccontano chi credi di essere, mentre i fatti dicono chi sei. Ecco, detto questo, io credo che questa sia la differenza tra noi e loro. Ci hanno raccontato tantissime cose belle, giuste, che andavano fatte, che però non sono state fatte. Ecco, io dico sempre che noi abbiamo fatto un sogno, cioè portare il cambiamento che stiamo sognando in regione. Ovviamente, come diceva Daniele, il lavoro non sarà un lavoro semplice. Io mi approccio non avendo esperienza amministrativa, ma non esperienza regionale, mi approccio a questa avventura con molta passione, proprio per quello che dicevo prima, con molta umiltà, con un unico desiderio che è quello di riportare un legame forte tra il territorio e la Regione Lazio. Io mi sento pronta, anche Daniele è pronto. Ovviamente, come diceva Daniele, per fare questo ci serve il vostro sostegno. Grazie a tutti. Musica. C'è un piccolo brindisi virtuale, poi prendiamo tutti quanti insieme la tavola. Grazie. Ma che bello.
ma qui sono solo, cioè sono uno dei viaggi. No, no, poi no, non ce l'ha, non ce l'ha.